It's funny because my father was a bookmaker, and a degenerate gambler, who instilled in me never to gamble on anything but yourself. But I remember my mother. Like, had one dream in her life was that he had a regular job. La cosa buffa è questa, che mio padre era un liberatore e ovviamente gli piaceva anche giocare, però mi ha instillato l'idea che in realtà non devi mai scommettere se non tu, su niente se non su te stesso. E mia madre per tutta la sua vita ha continuato a chiedersi: ma quest'uomo ce l'ha un lavoro normale o no? And that every Friday in America you get paid. Oltretutto in America la paga viene data ogni venerdì, si viene pagati una volta a settimana. But she married the wrong guy. Lei però ha sposato quello sbagliato. And I think in this business you don't get paid on Friday. In questo mestiere non ti pagano tutti i venerdì. Every Friday. Ogni venerdì. You get paid is good. And you gotta be willing to work without getting paid. Se vieni pagato va bene, ma devi essere anche pronto e disposto a lavorare senza essere pagato. But I think in that way the film, reflects, the jobs that we have, that Ray Ruby is betting on himself. How much of a gamble he might be, not be, who knows? But he's rolling the dice on, double R. In ogni caso, ovviamente questo film non fa altro che riflettere quello che fondamentalmente poi è il nostro mestiere, il nostro lavoro. E Ray Ruby in realtà non fa altro, tutto sommato, che scommettere, ma scommettere tutto sommato su se stesso. Absolutely. And kind of to riff off of what Abel was talking about, I think this. I was guided by Abel on this, and I can't tell you where we met on this movie in our understanding had a lot to do with how our lives have gone in making movies. This is a little bit a metaphor for making movies the hard way. And I think we both needed an understanding and experience of what independent filmmaking is like. And I don't know what Abel was talking, I just had to speak about that a little bit. This is very much, it reminds me very, Abel can't say this, but I look at him, and I think this has terrific autobiographical elements. I mean, this is... Put it on me. No, no, okay. No, in the respect that it's for people that want to make something, dreamers and people that are doing it in a way that's maybe not the normal way. And that was a very strong thing that drove the character. So that's a very long answer to say something specific about luck. Certamente, assolutamente, vorrei rilanciarmi un pochettino a quello che ha detto prima Abel. Penso che veramente sono stato guidato fortemente da lui. Non riuscirò mai a spiegare quanta intesa, quanta complicità c'era fra di noi nel realizzare questo film, che in effetti poi è una metafora di fare il cinema ma nella maniera più difficile possibile. Quindi c'era veramente una grande reciproca comprensione, intesa tra di noi in questa esperienza del, come possiamo dire, di cinema indipendente. Quindi io a volte, quando guardo Abel, penso che nel film ci siano anche degli elementi autobiografici. Me l'ha detto, sì, certo, scaricala su di me. E perché insomma il film riguarda un pochettino i sognatori, quelli che vogliono realizzare qualcosa, fare qualcosa magari non seguendo la norma, la via normale. Quindi penso che questo forse sia l'elemento più forte che guida il mio personaggio. E forse questa è una risposta piuttosto lunga a una domanda sulla fortuna.
The short answer is none of us will be here without luck. La risposta più breve è che nessuno di noi sarebbe qui senza aver avuto un po' di fortuna. Quale italiano? You know, I've been sworn to keep my mouth shut. You know, I mean. Mi hanno fatto giurare di tenere la bocca chiusa. But you know, not to keep talking about my mother, but it's like if you can't say something nice about somebody, don't say anything. But if you can't come up with your own idea for a film, leave mine alone. Non per tornare a citare sempre mia madre, ma lei era abituata a dire: se non puoi dire qualcosa di carino su qualcuno, è meglio che non ne parli affatto. Il mio commento è: se non riesci a tirare fuori delle idee originali per farti un film, lascia perdere il mio. Those guys ain't got the balls to come close to that film. Non hanno le palle per avvicinarsi neanche a quel film. Oh. Okay. Well, you know, right now it's Ricardo's project with mine. So, unfortunately, Scamacho's had a problem, something. I hope he's all right with his family. But he had to leave just a little while ago. Con Scamacho c'è stato un problema, cioè lui ha avuto un problema con la famiglia, quindi è dovuto andare via. Adesso vediamo, perché ovviamente il progetto è con lui, speriamo che non sia nulla di importante e che quindi poi possa consentirci di andare avanti col progetto. You know, it's, you know, I grew up with working with a writer, Nikki St. John, and who was my source of originality, okay, and you know, he no longer is interested in film business. And io sono cresciuto con Nicky St. John, uno scrittore che è stato in un certo senso la fonte della mia originalità, però non ha più interesse a lavorare nel cinema. And so then Zoe, who wrote Bad Lieutenant, and who unfortunately passed away, which makes it even double pissed off about that. E Zoe, che invece ha lavorato, che ha scritto il cattivo tenente, che purtroppo non c'è più, che mi fa sentire doppiamente incazzato. But since then we've been really reaching out to the written, you know, to novels, to you know, the books, and you know, and, fortunately we worked on William Gibson, a book by William Gibson, and Elmore Leonard, and this thing by Ferrandino is so beautiful, and but you know, to make the transition of that, I don't think you can take it out of the language. I think it has to be done by, you know, in Naples, you know, in at least in the, well, it's got to be done in Naples, complete. I think Ricardo can do it. So when he comes here, we'll talk to him and see if we want to do it, and then we're going to be on television and we're going to try to raise the money. In small increments, every euro helps. We try it. We can start here, but with the journalists, it's a little tough raising money. Dopodiché, da quel punto abbiamo deciso in un certo senso di rivolgerci ai libri e ai romanzi. Stiamo lavorando a un libro di William Gibson. Questo libro di Ferrandino, secondo me, è un progetto bellissimo, però credo che sia tutt'altro che facile realizzarlo, e secondo me non lo si può estrapolare, non lo si può estraniare da quello che è la sua lingua originale, quindi sicuramente secondo me dovrà essere comunque girato a Napoli, forse al sud, ma secondo me comunque a Napoli. Adesso poi vediamo quando ritorna Riccardo, vediamo un pochino, andremo anche in televisione. Dobbiamo cercare di mettere su i quattrini, e lo faremo con come dire, incrementi minimi, quindi ogni euro conta. Io scherzando ho detto potrebbe cominciare da qua, ma risposto dice sì, però con i giornalisti è un po' dura.